Qualcuno che viene da un altro paese. Penso a una persona che comunque è costretta a scappare perché nel suo paese magari non riesce a trovare quello che spera di trovare in questo paese. Allora, quando sento la parola immigrato, di solito penso a qualcuno che sta cercando di farsi una vita nuova in uno stato diverso dal suo. È uno stato di disagio. Migrato vuol dire qualcuno che si sposta da un luogo per andare ad un altro, per cercare un qualcosa di meglio di dove si parte. Immigrato è quello. Penso che gli immigrati siano persone che hanno davvero bisogno e che vengono qui in Italia alla ricerca di, diciamo, una situazione di vita un po' migliore rispetto a quella che trovano nel loro paese. Penso a delle persone che hanno bisogno, si rifugiano in altri paesi magari per trovare una condizione di vita migliore. Disagio. Sì. Chiuse. Non vedo cosa succede. Secondo me sì, cioè per certi versi sì, per altri no, perché comunque se c'è veramente un problema e qualcuno sta scappando da qualcosa di brutto è giusto dargli asilo, se no no. Sì, non vedo, cioè non trovo nessun problema. No. Vabbè. Le frontiere non devono essere aperte come sono aperte attualmente, a mio avviso. Più degli italiani. Nettamente più degli italiani. Qualche 20 milioni di abusi. Sono intorno al 15%. 40-50%. Guarda, la statistica l'ho appena letta ed è l'8,1%, però se consideriamo tutti i clandestini sicuramente la percentuale si alza notevolmente. Perché sperano di trovare qualcosa migliore qua, che non c'è. Perché scappano dalla povertà, dalla guerra ovviamente. Quindi hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di aiuto. Cioè, cercano qualcosa di migliore che magari nel loro paese non c'è per via della guerra, della fame. In Italia proprio io credo che vengano di passaggio per andarsene da un'altra parte. Guarda, con la situazione attuale è difficile dare una risposta. Sicuramente è giusto aiutare chi ha davvero bisogno. Sicuramente con loro. Con loro. Il bianco e il nero a me non mi piace, solo per loro, però diciamo in una maniera regolamentata. Non si può risolvere il problema. Vai, chiudo le mente. Per avere più agevolazioni nello spostarsi. Mandandoli da un'altra parte. Sicuramente una persona che cerca di trovare una condizione migliore di quella che ha lasciato nel proprio paese. Quindi la maggior parte degli immigrati che lasciano il loro paese sono persone che lasciano il proprio paese perché ci sono delle guerre, perché ci sono delle persecuzioni, perché ci sono delle motivazioni piuttosto forti, piuttosto gravi. Nel centro di accoglienza devono esserci dei servizi garantiti, il servizio intanto del cibo, il servizio dell'alloggio, il servizio anche dell'assistenza sanitaria e nel caso il servizio appunto del sostegno psicologico da parte appunto degli psicologi. Allora, risolvere ora come ora è una grossa parola, è un'ambizione molto forte che tutti ci auguriamo. Chiaramente si può arrivare a risolvere un problema così complesso passo dopo passo. Sky. Imagine all the
But I'm not.